diciamo, di andare su fronti no moderni e di vera collaborazione, di non affidare a mutevoli indirizzi, diciamo, giurisprudenziali e questo tipo di situazioni, cioè di dire con chiarezza che il reato esiste e si estingue. Anche nel nostro ordinamento abbiamo dei reati, ad esempio in materia di omissioni contributive, che nei 3 mesi dalla contestazione uno paga e si estingue il reato, ma nessuno direbbe che il reato non c'è stato. Ecco, volevo chiedere questo aspetto qui, perché quando sento dire che si deve introdurre il reato di evasione fiscale, francamente io dico, ma allora sto codice dell'articolo 389 del codice penale sammarinese, che cos'è? Serve, è qualcosa da esibire, è qualcosa da applicare, è qualcosa da interpretare? E questo volevo saperlo, ma da un punto di vista tecnico, mi creda che è l'interesse Dal proprio di punto questo tipo. di vista tecnico non mi avventuro ovviamente nei suoi confronti, Ma non ho no, il senso delle proporzioni, diciamo, quindi insomma, non voglio essere così impertinente, ma quello che le posso dire è che noi vogliamo ripristinare un equilibrio che c'era prima di quella stesura e che faceva funzionare il sistema in un certo modo. Nel momento della sovrabbondanza del sistema si è ritenuto che quel passaggio probabilmente fosse un vincolo, il fatto che con la sovrabbondanza potesse consolidarsi. Mi sembra evidente l'intento, come ci sembra oggi evidente la necessità di ristabilire quell'equilibrio. a volte si fa fatica quando i chilometri in ballo sono pochi, no? A dialogare, a capirsi anche con le norme. Immaginiamoci mettere insieme tutta l'Europa quando si parla di lotta alla mafia. Sonia Alfano, a parte che è un piacere rivederla, non ci vedevamo da un po', ma da quando purtroppo la mafia ha ucciso suo padre, che era un collega, nel senso un giornalista di quelli veri, che le inchieste le faceva nel 93. Da quel giorno ti sei messo a fare indagine e a fare battaglie. Da qualche anno Sonia Alfano sta in Europa, come sapete, e finalmente c'è una commissione europea di antimafia. Quindi il tema è quello, lo è in qualsiasi situazione. Prima parlavamo velocemente del Canada, cioè non abbiamo giri l'angolo attraversi le Alpi, non c'è il reato, per esempio, non c'è il 416 bis, non ci sono, non c'è il 41 bis, non c'è la capacità che prevede il nostro ordinamento di confisca, di sequestro dei beni, eccetera, eccetera. E obiettivamente, visto che poi sarebbe bello chiudere anche con non dico un sorriso, ma con un assaggio di sorriso e di speranza, che possibilità abbiamo? Ci hanno già detto, Carona ci ha spiegato che il 17 probabilmente sarà votato questo documento, però per favore qualche cosa più dall'interno e la vostra posizione sul fronte europeo, che non è, immagino, semplice. Grazie, intanto io desidero salutare e ringraziare soprattutto l'organizzazione del premio giornalistico Ilaria Alpi, mi sento particolarmente vicina proprio per i motivi che tu hai espresso poco fa, visto che anche mio padre era un giornalista, ucciso nel 1993 in Sicilia dalla mafia. Ringrazio Manuela, io ricordo quando sono venuti ad invitarmi, sono venuti direttamente a Bruxelles parlandomi di questa iniziativa alla quale io ho ritenuto di dover aderire immediatamente. Le cose che ho sentito nel pomeriggio sono veramente tante, quindi avremmo bisogno veramente di tante ore, non è possibile, cercherò di condensarle nel più breve tempo possibile. Partendo quasi dalla fine, tu poco fa hai parlato del Canada, ecco, ne parlavo poco fa con il capitano Elero di Europol, e proprio qualche mese fa è stata scoperta un'asse Toronto-Sicilia, nella fattispecie Toronto-Bagheria, perché si è spostata c'erano degli spazi vuoti che Cosa Nostra ha ritenuto di dover colmare, e c'erano due canadesi, naturalizzati canadesi, che si sono spostati a Bagheria, in provincia di Palermo, dove c'è comunque un contesto criminale abbastanza forte, abbastanza radicato. Quando le forze di polizia, nella fattispecie i carabinieri, hanno cominciato ad investigare, soprattutto a ritenersi un po' stupiti dalla presenza di certi personaggi. Ora, uno era un lottatore, un palestrato, che già, insomma, vederlo dava nell'occhio, uno straniero. E hanno cominciato a investigare con tutta una serie di strumenti, e quando si sono resi conto che l'arrivo di quelle persone in quel contesto, nel contesto bagarese, evidentemente significava qualcosa di più, è scattata la retata. Però alla retata mancavano proprio i due originari dal Canada, da Toronto. Li hanno trovati 48 ore dopo
seppelliti, erano stati bruciati, i loro cadaveri erano stati bruciati. Lì ho capito il perché. Qualche mese prima, a febbraio se non mi sbaglio, venne nel mio ufficio in Sicilia a trovarmi proprio l'ambasciatore canadese in Italia per chiedermi di fare un intervento simile a quello che avevamo fatto, anche se era una missione riservata ancora quella che avevamo fatto con Europol. C'era appunto il capitano Ellero e un altro ufficiale di Europol, avevamo fatto una missione che doveva essere riservata a Washington presso varie autorità statunitensi, l'FBI, la DEA, l'ICE, l'OFAC, il Dipartimento del Tesoro di Giustizia. Loro sapevano che c'era stato questo primo contatto e mi aveva chiesto l'ambasciatore canadese di andare in Canada proprio per poter rappresentare le stesse difficoltà e la necessità anche di un maggiore scambio di informazioni e di collaborazione tra le varie forze di polizia. Tornando a quello che è stato detto oggi, intanto io vi vorrei dire che proprio nella plenaria di giugno, che si è tenuta a Strasburgo, si è presentato il commissario competente per dire in plenaria che avevano scoperto un buco nel bilancio dell'Unione Europea di 1.000 miliardi di euro. Portando anche la necessità di fronteggiare questo buco di bilancio, che io ritengo che sia un buco di bilancio, sono dei dati a ribasso, l'ho detto anche in plenaria, in aula, davanti al commissario e davanti al consiglio di turno, e loro battevano sul fatto che era necessario introdurre tutta una serie di regimi molto più rigidi rispetto all'evasione fiscale. Io sono intervenuta, io ed altri colleghi, per fare presente che forse per l'ennesima volta l'obiettivo è quello di nascondere e tutelare le banche, perché quei 1.000 miliardi di euro vengono dall'elusione fiscale, che è frutto poi dell'attività delle banche. E ho portato una serie di esempi, per esempio Unicredit, BNL, Barclays hanno finanziato dei mutui a figli, ai rampolli dei mafiosi, non faccio distinzione perché c'erano sia andranghetisti ma c'erano anche figli di Cosa Nostra, senza alcuna documentazione, senza alcuna garanzia. È il caso per esempio di Francesco Lampada, 30 anni, l'Unicredit gli ha dato una bella cifra, gli ha dato 800.000 euro. Quando poi sono arrivati i controlli e cercavano di capire quale fosse il fronte di garanzia dato davanti ad una elargizione di questo tipo, si sono giustificati dicendo che nel computer del funzionario che ha istruito la pratica c'era un appunto, diceva può pagare, un appunto diceva esattamente così, può pagare perché il funzionario sapeva che Lampada da 30 anni era figlio del boss. Se invece si presenta in banca un artigiano, un imprenditore strozzato, ovviamente non solo gli vengono chiuse le porte, ma lo si manda dallo strozzino, lo si manda da chi sappiamo perfettamente può prestare i soldi. Quindi questo è un po' quello che secondo me andrebbe anche messo in evidenza dal punto di vista europeo. Il segretario di Stato citava poco fa il Consiglio Ecofin che è avvenuto il 22 maggio scorso, Consiglio che purtroppo è stato rimandato al 2015 perché l'Austria e il Lussemburgo hanno messo il veto, l'Austria ha posto il veto proprio perché ha il segreto bancario ancora all'interno della sua Costituzione, quindi tutto, certo, c'è un margine di possibilità se gli altri stati dovessero dire di sì per poter operare un cambiamento di questo tipo. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di situazioni che tendono ad autotutelarsi. Quando spesso abbiamo parlato in Commissione Antimafia Europea, abbiamo parlato di paradisi fiscali, molti colleghi chiedevano la parola, appena prendevano la parola mi parlavano delle Cayman, mi parlavano di territori che sono molto lontani dall'Unione Europea. Allora io ho sempre cercato di riportare la questione entro le nostre mura, per modo di dire, dicendo che noi non abbiamo bisogno di andare a fare tanti chilometri per parlare di paradisi fiscali, perché ne abbiamo tanti all'interno dell'Unione Europea. Ci abbiamo il Lussemburgo, ci abbiamo il Vaticano, che è un altro grande paradiso fiscale, c'è la Svizzera, non fa parte dell'Unione Europea come non lo fa parte San Marino, però è innegabile l'attività all'interno della configurazione geografica.
Allora, così come, e mi riaggancio a quello che ha detto il procuratore Gratteri, che ho avuto il piacere di audire diverse volte in commissione antimafia, quando il procuratore poco fa diceva ho sentito delle cose, mi sembrano delle barzellette, c'ha ragione Alberto, perché non è stato facile far capire ai colleghi che venivano, adesso siamo 28 paesi dell'Unione Europea, ma quando 3 anni fa io ho cominciato a tartassare i miei colleghi in Commissione Libe, che è una commissione enorme che si occupa di libertà pubbliche, sicurezza, affari interni e immigrazione, io ho cercato di far capire quanto importante fosse parlare del crimine organizzato. Allora, la prima cosa che ha fatto il Parlamento Europeo è stata quella di affidarmi un rapporto UCPN. In questo rapporto io dovevo valutare se era il caso che la Commissione Europea, che poi è quella che sgancia i soldi, doveva finanziare questo progetto. Io mi sono andata a guardare le carte, non ho mai trovato il termine criminalità organizzata, ma semplicemente crimine, una barca di soldi, ma nulla era stato fatto, non esisteva neanche il network, non esisteva assolutamente nulla. Avrebbero dovuto fare per esempio tutta una serie di attività con le scuole, attività informative, favorire il flusso di informazioni, non era stato fatto nulla. Quindi mi presentai in Parlamento con la proposta di bocciare la richiesta di prolungamento di finanziamento e dissi anche che avrei bocciato e mi sarei adoperata affinché venissero bocciate tutte le varie proposte simili fino a quando l'Unione Europea non avrebbe volto il suo sguardo rispetto alla criminalità organizzata, chiedendo, l'ho chiesto all'inverosimile, un rapporto che potesse effettuare un monitoraggio sulle mafie in Europa, significando anche ai miei colleghi, soprattutto mi riferivo ai colleghi degli altri paesi, anche se abbiamo dovuto fare questo discorso a tanti colleghi italiani. Poco fa il procuratore Gratteri citava il sindaco di Milano, il prefetto di Milano, ma quanti colleghi miei io ho sentito dire voi ne fate una questione di nord e sud, o non hanno capito nulla, o hanno le fette di prosciutto sugli occhi, o sono in malafede. Quindi spiegare ai colleghi degli altri stati membri che il problema mafie non è un problema italiano, perché vedete c'era la convinzione di una categoria di pensiero folcloristica. Le mafie sono solo italiane. Sono riuscita a farmi affidare dal Parlamento Europeo una relazione, mi è stata affidata il 7 ottobre del 2010. L'abbiamo consegnata il 25 ottobre 2011, quando io mi sono presentata in aula per dire guardate il sunto è questo, siamo pronti per votare, mi hanno detto ma come, dopo un anno? Di solito qua i rapporti sul terrorismo durano secoli e il terrorismo veniva percepito come uno dei maggiori allarmi all'interno dell'Unione Europea. Ci siamo presentati, quella relazione ha fatto veramente uno screening sulla situazione all'interno dell'Unione Europea e abbiamo detto è vero che ci sono le mafie italiane, tutte, c'è anche una piccola marginale ripresa della Sacra Corona Unita ed è verissimo quanto sostiene il procuratore Gratteri, non devo certamente essere io a certificare le sue parole, che l'andrangheta è il sistema criminale più ricco al mondo, più credibile ed è quello che gode di straordinaria fiducia e credibilità da parte dei cartelli colombiani, venezuelani e dei Los Zetas, il cartello narcotraffico messicano. Quindi davanti alla possibilità di spiegare a tutti i colleghi come stavano le cose, noi non ci siamo persi d'animo, abbiamo lavorato con Interpol, con Europol, abbiamo lavorato con tutte quelle realtà che UNODC, con tutte quelle realtà che sono deputate al contrasto al crimine organizzato. Io ho portato, credo, una quarantina di magistrati italiani, 44 ecco, 44 magistrati italiani davanti alla commissaria Malmström e davanti al Consiglio di turno affinché queste persone potessero dire qual è la loro attività quotidiana e come si interrompe quando si va oltre frontiera. E abbiamo messo sul tavolo del Parlamento Europeo, in termini di votazione, abbiamo messo i cartelli, io li suddivido in altra maniera. La mafia nigeriana, la mafia africana è forte, ma la mafia nigeriana sembra avere il controllo della situazione. La mafia giapponese, la mafia cinese, ovviamente le mafie italiane. La mafia russa, l'FBI ci ha fornito un rapporto
secondo il quale qualche anno fa, circa 5 anni fa, l'FBI aveva deciso di distaccare una piccola task force in Ungheria, perché l'Ungheria era l'ingresso, la porta d'ingresso per la Russia in Europa. Fatto sta che sono passati 5 anni e mezzo e l'FBI, ne abbiamo parlato anche durante l'ultima missione ufficiale, l'1, 2 e 3 maggio a Washington, maggio scorso, l'FBI ha ritenuto e ritiene opportuno continuare a mantenere in vita questa task force. Ma la sorpresa è stata fornita dalla presenza delle mafie dell'area balcanica, mafie che sono state sottovalutate per troppo tempo. Esattamente, hanno adesso escogitato il Corriere, il Porta a Porta, eccetera. Ma quello che ci ha soprattutto stupito durante la missione dello scorso anno in Serbia, che non è uno dei paesi, la Croazia è entrata il 1 luglio, la Serbia è candidata, e quando andai in missione in Serbia dire basita era poco, Alberto, perché comunque c'è un livello di corruzione altissimo. Voi pensate che un poliziotto guadagna 300, i nostri corrispondenti 300 euro, se un poliziotto su strada 350, e questo è un paese che vuole aderire e che probabilmente entrerà, quindi provate ad immaginare il disastro e il dissesto economico in termini di costo, vita, richiesta, eccetera. Ci spiegava il procuratore generale serbo che guadagnando così poco un poliziotto, nel momento in cui il poliziotto si presenta in strada e cerca di levare una multa, il cittadino, che sa perfettamente che cosa deve fare, se la multa è di 20 euro, il cittadino gliene offre 12. La multa scompare e 12 euro vanno nelle tasche del poliziotto, quindi c'è un livello di corruzione altissimo. Uno dei vice procuratori del procuratore generale, noi lo abbiamo visto sul banco degli imputati per una situazione imbarazzante. Perché? Perché fino a qualche anno fa la Serbia era un paese di transito per la tratta degli esseri umani, soprattutto donne e bambini, sia maschietti che femminucce, destinate allo sfruttamento della prostituzione. Nel caso dei maschietti, dopo averli sfruttati sessualmente, vengono deportati nei paesi e vengono trattati nei paesi dell'est, ma molto molto est, e vengono trattati come schiavi. Bene, fino a qualche anno fa la Serbia era un paese di transito. Da un anno e mezzo la Serbia è un paese finale di fine, di termine. Questo cosa significa? Significa che se queste forze, queste risorse si fermano in Serbia, perché effettivamente c'è una richiesta. E noi abbiamo audito una ragazza che era scappata da uno dei bordelli nei quali era stata venduta, e era riuscita ad andare a trovare accoglimento in una casa famiglia, e gli assistenti sociali erano riusciti a convincerla a testimoniare. Il giorno in cui lei si doveva presentare in aula, sul banco degli imputati ha visto i suoi aguzzini, ma quello che ha scioccato questa ragazza, una ragazza veramente bella, molto dolce, era il fatto che il procuratore generale, che era il vice procuratore generale della Serbia, lei lo aveva riconosciuto come uno dei suoi clienti. Quindi lei è scappata immediatamente all'aula, ha raccontato tutto, e lei ha ricevuto un consiglio da parte degli imputati, che le hanno detto: riceverai una telefonata nel pomeriggio. Lei ha ricevuto questa telefonata e le hanno fatto sentire la voce di sua sorella. Lei aveva una sorella molto più piccola, le hanno detto: o ritiri tutto quello che hai detto, tua sorella passerà per 100 volte quello che tu hai passato. Lei invece è andata avanti, si è ostinata e ha continuato a manifestare la sua denuncia, e oggi cerca di ricostruirsi una vita. La sorella è stata peraltro liberata. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. Ci sono tante mafie che però sanno integrarsi fra di loro, sanno perfettamente come trovare spazi l'uno per l'altro. Quello che invece, lasciatemelo dire, in questo paese anche il mondo dell'antimafia non ha saputo fare, perché le mafie vanno d'accordo, l'antimafia non sa come dividersi prima. E questo purtroppo credo che sia un problema tutto italiano. Dicevo prima, viene approvata la relazione sul crimine organizzato, che traccia un po' la situazione, ma c'era un articolo all'interno, un emendamento all'interno di quella relazione che porta il mio nome. Cioè io avevo scritto: se questa relazione dovesse essere approvata, entro 3 mesi bisogna istituire la commissione sul crimine organizzato, riciclaggio e corruzione. Questa cosa ha un po', come dire,
creato qualche spauracchio, perché nessuno si immaginava sarebbe stata approvata quella relazione, e quindi me l'avevano fatto scrivere tranquillamente e mi avevano votato anche l'emendamento. La relazione invece è stata votata con 634 presenti in aula, 584 a favore, 5 contrari, tra cui Arlacchi, contrario, sì, contrario, e gli altri astenuti. Gli astenuti erano i conservatori inglesi, che però si sono astenuti proprio per mangiare, per lasciare un margine di discussione e di apertura. Sì. Come giustifichiamo questo no di Arlacchi? Ti sarei fatta una domanda, forse. Versione ufficiale è la mia versione, ti posso dare. Allora, la versione ufficiale è che lui ha detto che questo insieme di informazioni che portavano la mia firma, però erano il lavoro dei magistrati, delle varie DDA d'Italia, della DNA, di Europol, delle forze di polizia italiane, perché ho interpellato tutti gli addetti ai lavori, le ONG, insomma lui ha detto che erano un ammasso di carte scadute che non rientravano più. Poi lui ha mandato delle mail, io ho copia delle mail perché evidentemente la sua assistente ha fatto anche un errore nell'inoltrare le mail, l'ha inoltrata anche a me, ha scritto che lui era un candidato ideale per la presidenza e quindi presumo abbia sia stato questo il motivo. E vado veramente così per sommi capi. La relazione è stata approvata, è stata istituita la prima commissione parlamentare antimafia nella storia dell'Unione Europea. E io sono stata eletta all'unanimità quasi un anno e mezzo fa, Alberto, e mi sono trovata davanti a colleghi che mi dicevano, colleghi svedesi per esempio, olandesi, ok, adesso l'abbiamo fatta, facciamo un testo che metta d'accordo tutti e andiamo avanti. Io ho invece in calendario messo tutta una serie di audizioni. Morale della favola, così come diceva stamattina il collega Caronna, noi lunedì abbiamo l'ultima riunione per discutere gli emendamenti, vi dirò adesso qual è il succo di questa relazione. Purtroppo, Sonia, dobbiamo andare, sì, a stringere, perché alle 18, okay, ci buttano fuori più o meno. Il 17 votiamo in commissione definitiva, a fine ottobre votiamo il testo unico antimafia. Noi stiamo introducendo il 416 bis, il reato di associazione mafiosa, sono delle raccomandazioni alla Commissione Europea. Il 41 bis, quando io ho udito il direttore dell'amministrazione penitenziaria spagnola, io gli ho chiesto se lui ritenesse opportuno istituire il 41 bis. Ci dicevano che il 41 bis era violava i diritti umani, era una tortura. Li abbiamo rassicurati con prove alla mano e il direttore dell'amministrazione penitenziaria spagnola ha detto: da noi non c'è pericolo né che si infiltrino né che possano uscire fuori delle notizie. Io mi è dispiaciuto smentirlo sul campo, gli ho portato l'esempio di Santo Maesano, penitenziario di Valdemoro a Madrid, operazione vostra, e lui non solo aveva fatto arrivare in carcere i cellulari, moglie, figli, ma addirittura diceva ai suoi affiliati: se vi dovete far arrestare fatevi portare qui, perché questa è una casa di riposo, un albergo a 5 stelle. Nelle intercettazioni lui ordina i suoi traffici da Valdemoro, dal penitenziario, i suoi contatti con i colombiani e con i venezuelani, quindi l'abbiamo smentito là, gli abbiamo detto forse vi è mancato qualche piccolo pezzettino. Sequestro e confisca sono due argomenti importantissimi, quindi noi adesso andremo a votare questo testo unico in barba a chi, quando poco fa diceva il procuratore, sento delle barzellette. E certo, sono delle barzellette, ma noi le stiamo facendo diventare barzellette dalle quali si arriva poi alla realtà, perché quando noi proponiamo il sequestro e la confisca dei beni che sono frutto di proventi illeciti all'interno di tutta l'Unione Europea, noi possiamo discutere in maniera chiara, leale e sincera solo con altri due stati, l'Irlanda e il Regno Unito. L'Irlanda ha uno strumento normativo molto simile al nostro, avanzato, e sapete perché? Perché è stata uccisa in Irlanda una giornalista di origini italiane, gli è stato fatto un attentato, la popolazione irlandese si è come dire chiusa attorno a questa situazione e ha sostenuto il governo nel varare questo assetto normativo che è veramente molto rigido. Cosa invece completamente diversa, io ho proposto la direttiva sulla sequestro e confisca in UE, è di una portata straordinaria ed è rivoluzionaria, perché non esiste ad oggi. Non solo, io ho introdotto con la collega Borsellino e la collega Macovei, noi siamo le relatrici, abbiamo introdotto sequestro e confisca per equivalente in caso di morte e in caso di malattia.
tutti d'accordo, perché qualcuno non aveva neanche capito di che cosa stessimo parlando, un solo paese contrario che sta continuando ad alzare le barricate anche oggi, ieri c'è stato l'ennesimo trilogo Parlamento, Consiglio e Commissione. Qual è secondo lei? Germania. La Germania. La Germania che ci viene a dire: noi sappiamo che i soldi che circolano sui nostri territori non sono soldi puliti, ma a noi questo non interessa perché noi dobbiamo restare in piedi, altrimenti noi saremmo in ginocchio come tutti gli altri paesi. Questo è un po' quello che purtroppo c'è da un lato alla bilancia, proprio per... infatti noi la valutiamo a son di raccomandazioni, non nel senso in cui si intende in Italia, ma nel bacchettare. E per chiudere col sorriso, Alberto, quantomeno sì, mezzo un sorriso, non ecco. Non esageriamo. Fino a... Ma io invece voglio essere ottimista. Fino a un anno e mezzo fa non si discuteva di mafie o di crimine organizzato all'interno dell'Unione Europea. C'è una commissione che ci lavora. C'è un testo unico che andrà in votazione fra un mese. Questo lo hanno capito bene sia gli addetti ai lavori, cito Bernhard Finger, capo della polizia di Berlino, che ha detto ai suoi politici in audizione, ha detto: io ho bisogno che venga inserito in Germania il 416 bis, se no non posso lavorare con i miei colleghi italiani. Quindi sono delle soddisfazioni, anche gratteri, soprattutto sono delle soddisfazioni a metà, se penso poi all'Italia che su certi fronti dovrebbe essere molto più ferrata, e quando c'è stato la scorsa legge sulla corruzione è stata una pezza agli occhi di tutti perché ha perso l'occasione per reintrodurre il falso in bilancio, e invece ha favorito tutta una serie di situazioni che come dire, ci fanno fare di parecchi passi indietro. Io sono stata una dei pochi parlamentari italiani che hanno firmato il ricorso alla Commissione Europea sullo scudo fiscale, pochissimi colleghi italiani, e quando siamo andati a parlare con i funzionari della Commissione Europea per cercare di far capire quanto grave fosse quello strumento, loro ci dicevano: abbiamo già ricevuto i funzionari del governo italiano, quindi questa è una porta chiusa, tant'è vero che il nostro ricorso non è stato accettato. Quindi è vero che l'Europa si è svegliata in ritardo, però noi siamo lì, nel senso che siamo sentinelle, stiamo puntellando quelle che da noi erano quasi delle certezze, quelle che qualcuno stentava a riconoscere, oggi è un dato di fatto per tutti. Quindi a fine ottobre ci sarà per la prima volta il testo unico antimafia, che permettetemi di dedicare, sono certa verrà votato all'unanimità, non solo a tutte le vittime di mafia che sono morte in questo paese innocentemente, ma ai tanti magistrati, a tutte le forze di polizia che quotidianamente, con grandi sacrifici, perché la politica non ha capito quali sono gli strumenti che deve fornire agli addetti ai lavori per operare, anzi la politica spesso sta dalla parte opposta. Ecco, sta dalla parte opposta. Ecco, io invece voglio dedicare questo lavoro a tutte queste persone che ogni giorno si impegnano ed espongono la loro vita. Ne ricordo anche di Ilaria Alpi. Grazie, Sonia Alfano. Vabbè, quindi insomma c'è una speranza che il 416 bis, sì, che sì, ci sia questa uniformità a livello normativo. Ho detto non esageriamo col sorriso, semplicemente perché poi rischiamo di diventare bipolari o ciclotimici, nel senso che abbiamo detto tante cose io credo anche molto interessanti. Mi piacerebbe dare la parola a un signore che ho visto qui, che abbiamo già visto in un servizio prima, ma solo per una battuta, perché so che lei è venuto dalla Calabria. Abbiamo aperto parlando anche di legami fra massoneria deviata e 'ndrangheta. Lei è un ex maestro di una loggia, glielo porto il microfono così facciamo prima. Mi sembrava che fosse un po' superato il problema. Comunque, noi ci torniamo. Vogliamo chiudere con la massoneria. Sono una persona normale. Venga qua, così non saltiamo in aria. No, giusto una battuta, perché insomma si è fatto sto viaggio, siamo partiti da lì, stiamo parlando di persone che denunciano. Lei esattamente che cosa ha denunciato e qual è il muro che ha trovato? Perché poi insomma c'è un problema che si chiama legami fra massoneria e amanti. Prima gli ha parlati Pipi, insomma si faceva riferimento alla P4, ma qual è il punto, cioè le sue denunce che sono state proprio in quella direzione, cioè c'è un contatto costante, se ho capito bene, fra massoneria e 'ndrangheta e lei
in cambio ha avuto l'espulsione della massoneria. Sì, diciamo che questa sintesi potrebbe essere anche accolta, ma non è poi così. Intanto i massoni non sono dei marziani, ci sono delle massonerie diverse, ci sono una massoneria ufficiale che è il Grande Oriente d'Italia e altre anche comunioni massoniche che sono, diciamo, abbastanza trasparenti, diciamo così. C'è un interesse, credo, dell'Italia e di tutte le nazioni che ospitano le massonerie a che le massonerie siano trasparenti. Perché c'è un interesse? Perché la massoneria è un'istituzione storica, storicizzata, tradizionale, che svolge una funzione da secoli, piace o non piace, esiste, c'è. Però lei cosa ha fatto e cosa è successo? Sì, ma... Non sembra veramente che chiudiamo un convegno del GOI qua. Guardi, io posso anche non lo accetto questa impostazione, perché dire io non ho fatto nessuna denuncia, io ho semplicemente stimolato il Grande Oriente d'Italia a prendere atto di tutta una serie di inchieste che coinvolgevano degli aderenti al Grande Oriente d'Italia e ad essere conseguenziale. In risposta sono stato processato ed espulso. Sì, beh, non è che... No, sì, ma questo ancora più grave. Ma questo non toglie nulla alla, diciamo, importanza o meno di un ordine, di un'istituzione, di una cosa che c'è. Anche il Vaticano, abbiamo detto che, diciamo, per fare un esempio, ha un problemuccio di banche. Però non credo che questo significhi aboliamo il Vaticano, no? O no? Sì, siccome se il discorso è serio... Ma non lo so, vabbè, potremmo benissimo. Io so che il dottor Gratteri sull'argomento ha delle posizioni abbastanza vicine a quelle che possono essere le mie. Cioè, bisogna evitare, no, non nel senso che dicevo, nel senso della lotta alle infiltrazioni. L'infiltrazione è anche doppia, c'è un'infiltrazione anche di aderenti alla massoneria nell''ndrangheta. Per ricevere dei favori da questa, quindi voglio dire, è un problema che va analizzato. Dobbiamo arrivare al punto che lo stesso soggetto è al contempo massone e capomafia. Non dobbiamo fare. Quando ci cerchiamo di sperticarci sulla definizione di zona grigia, la zona grigia è una comodità di chi non vuole parlare, chiaro? Siamo d'accordo. Cioè, un soggetto incensurato, che è primario ed è al contempo capomafia, non è zona grigia, è un 'ndranghetista, punto. E chi dice di no? La precisazione la colgo perfettamente, ma può essere anche un politico, certo. Può essere un religioso, le dico un'altra cosa. Cioè non è il fatto dell'appartenenza che... Un'altra cosa che oggi non si è detta, alcuni collaboratori di giustizia ci hanno detto che in alcuni logge massoniche deviate, all'orecchio del Gran Maestro, ci sono tre incappucciati, tra i quali dei magistrati, punto. Ma sì, è successo. Beh, certe io cose penso... sono uscite anche su alcuni vostri colleghi. No, ma io proprio perché penso che la massoneria sia una istituzione seria. Ma noi non abbiamo interesse seria a fare delle distinzioni, o facciamo tutto un blocco. Io penso che sia importante fare proprio delle per distinzioni. Proprio per quello, io pensavo che, insomma, no, secondo me la sua se storia, sono qui, la se sua io sono vicenda, qui per testimoniare vicenda, che esiste all'interno di queste organizzazioni che si chiamano massonerie, delle persone per bene, delle persone che vogliono garantire la propria onorabilità e il proprio onore, e non è che perché appartengono... E vengono messe sotto processo dal GOI. Certo, ma credo che questo... Ma certamente che è significativo. Cioè io non sto dicendo, lei è ancora massone immagino, però non fa più parte, no? Sì, certo. Però voglio dire, quello che sto dicendo è che se nella società c'è un problema, questo problema va affrontato nelle sue componenti e va affrontato sotto tutti i punti di vista, riconoscendo a ciascuno il proprio ruolo e la propria condizione. Abbiamo parlato della Banca di San Marino, scusatemi, io non so dove mi devo girare per non voltare le spalle. Abbiamo parlato di quello che è avvenuto alla Banca di San Marino e qui abbiamo il ministro di San Marino che sta dicendo stiamo ponendo diciamo dei ripari a quello che abbiamo fatto e vogliamo proseguire nella legalità, nel rispetto di...
E allora la mia esperienza è quella l'esperienza di una persona che ha voluto contrastare una tendenza, ma non per dire facciamo un colpo di spugna, per salvare quello che è importante anche di queste organizzazioni, di questi ordini, che piacciono. Avrà sentito in qualche modo, avrà avuto la percezione a un certo punto di essere in minoranza. Se il Gran Maestro, se il vicepresidente del Parlamento Europeo è andato in visita alla Gran Loggia del GOI 2 anni fa, ci sarà un motivo? Chi è? Non lo sa che Parlamento. Il vicepresidente ne ha 14. Italiano. Anche Formigoni è stato vicepresidente. Italiani, quindi se mi fa il nome mi aiuta. Della Basilicata, un deputato. Piero ci arriviamo. No, non mi viene adesso il Fochino. In questo momento ho un'amnesia, ma è candidato al segretario del PD. l'hanno nominato tra i candidati alla segreteria del PD. Pitella, non è venuto Pitella, insomma, poteva succedere. Quindi voglio dire che Pitella, ritengo che sia una persona per bene, non lo so se è una persona per male perché è andato alla Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia. Perché ci è andato? Glielo chiederemo. Le devo prendere il microfono, io la ringrazio davvero, grazie mille. Questo per dire che l'Alfano l'ha già, insomma, è pronto ad audirlo, credo. grazie mille Minicelli, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Giusto per restare sul tema San Marino SPA, purtroppo lei dovrà rimanere, caro ministro, perché si parla ancora di San Marino. Rimanere dove? È lì, qui, perché lo presentano qui a due passi. L'accompagniamo volentieri, Davide Maria De Luca e Davide Grassi. Casa, diciamo. L'abbiamo già fatto in casa la presentazione. Non è inedito, certo. Una settimana fa. Questo incontro per me interessante e ricco, forse abbiamo messo veramente troppa roba dentro e mi dispiace se magari Minicelli in chiusura giustamente avevamo parlato di altro, però infatti è un po' difficile affrontare. Lo so, però abbiamo provato e comunque ci ha dato una notizia e io ringrazio lei e ringrazio anche Lucio Amati, eccolo là, perché insomma è stato una bella fortuna avere un protagonista della storia. Ovviamente tutti quelli che sono qui al tavolo, grazie e grazie al DIPAFEC, perché questo incontro è incastonato dentro a un progetto del DIPAFEC, quindi io chiederei proprio per chiudere, perché questo passaggio sa da fare ed è un piacere incontrare anche Cecchini, che doveva essere in teoria qui con noi, ma c'è, no, doveva essere qui con noi dietro il bancone, invece giustamente... Giusto due battute, perché se tutto questo è stato possibile è grazie a una collaborazione fra il Premier Aria Alpi e il DIPAFEC. Grazie. Grazie. Qui ci spieghi una battuta che cosa fate, cos'è il progetto. Ovviamente gli enti locali non si occupano di ordine pubblico, ma si occupano di sicurezza urbana. Sicurezza urbana, lo dice la parola stessa, urbana, quindi si occupa di lavorare con la comunità e per la comunità. Vero è, perché questo interesse, questo grande intervento da parte del sindaco di Bellaria, che è presente, Enzo Ceccarelli, da parte della provincia di Rimini e del comune di Cattolica, perché gli amministratori locali sono oggetto continuo di intimidazioni e minacce da parte della criminalità organizzata. Avviso pubblico, che è l'associazione dei sindaci che si occupa di queste problematiche, fa un censimento annuale e nel 2011 ha censito 200 minacce ad amministratori di enti locali. Qual è l'attività di noi comuni? È quello di agire in rete per la comunità, quindi possiamo dire che nella nostra zona c'è un'ottima collaborazione con la prefettura, con l'azienda USL e con la provincia di Rimini. Questo permette un monitoraggio degli appalti pubblici, che sono una parte importante dei contratti e del PIL dell'Europa. Faccio proprio l'esempio di Bellaria. Bellaria ha realizzato tantissimi appalti, ma tutti con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e facendo lavorare ditte del luogo. Dove erano servizi ha lavorato soprattutto con le cooperative sociali di tipo B, quello che fanno inserimento di disabili. Dove ci sono state delle emergenze legate a delle grandi attività che sono arrivate al loro fine per problemi economici, ha cercato progetti di partenariato per intervenire e per farsi carico di queste, anche di grandi attività economiche come sono dei centri congressi, che potrebbero un domani creare delle problematiche. L'altra attività che viene sviluppata è l'attività con le scuole, quindi la parte dell'educazione alla legalità.
Vero è che in Italia si è sempre detto non c'era bisogno di un controllo diffuso perché vi sono sempre state due grandi agenzie, la scuola e la famiglia. È vero che se queste due grandi agenzie non si sono depauperate, però si sono modificate nel tempo, e quindi l'ente locale ha un impegno importante che si sviluppa attraverso i propri enti e anche l'adesione, come dicevamo, ad avviso pubblico e al FESU, che è il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, a cui partecipiamo. E proprio il manifesto di Saint-Denis-Aubervilliers, che è stato scritto quest'inverno a dicembre, vede come il controllo sociale diffuso da parte degli enti locali può portare una diminuzione sia dei costi del controllo alla criminalità organizzata e dei benefici che economicamente sono misurabili e sono dei grandi benefici. Grazie, parole sante, e grazie anche a Michela Monte che ha fatto i servizi, e a tutti voi per l'attenzione. Alla prossima.